L'amministrazione comunale continua a lavorare, ad investire sul porto. L'opera che presentate oggi è un'opera di grande rilevanza. Sì, credo che non ci siano mai stati nel tempo investimenti così importanti e così concreti sulla zona portuale e sulla zona delle due riviere, perché oggi noi presentiamo il nuovo mercato ittico all'ingrosso, che spostiamo dalla zona nord alla zona sud all'interno del Porto Canale, dove in passato c'era la stazione marittima, che ovviamente sarà spostata a ridosso del nuovo porto, più verso la diga foranea. Invece questa costruzione sarà utilizzata per il nuovo mercato ittico all'ingrosso, perché la zona nord oramai ha assunto un'altra vocazione, ha assunto la vocazione turistico-culturale. La zona sud del porto sarà una zona a disposizione delle attività marinare, tant'è che all'interno di quest'area realizzeremo attraverso il FLAG anche un laboratorio di lavorazione del pesce pescato dalla nostra marineria. Oltre 1 milione di euro finanziati interamente dalla regione Abruzzo, perché il comune ha partecipato ad un bando regionale e si è piazzato al primo posto. E i tempi sono molto rapidi, perché prevediamo già in questa settimana di pubblicare il bando. I tempi tecnici che la burocrazia italiana impone, circa 30-40 giorni per completare le pratiche di affidamento. Contiamo che per la fine dell'anno il cantiere possa essere avviato e poi concluso nella primavera del 2023. Anche perché dobbiamo provvedere poi alla rendicontazione puntuale e precisa alla Regione Abruzzo. Importante la presenza della categoria oggi della marineria pescarese. Certamente non si possono realizzare progetti come questi senza condividerli con i diretti interessati. Che cosa accadrà nei locali qui alle nostre spalle? Accadrà quello che effettivamente ci serviva, il vero mercato ittico a ridosso dei motopescherecci. Ormai l'attività commerciale si fa sulla banchina sud, e credo che invece sulla banchina nord, dove attualmente c'è il mercato ittico all'ingrosso, dove c'è il Museo del Mare, lì deve essere la parte culturale del comparto di tutta la città di Pescara. Quindi lì c'è il Museo del Mare, poi sul mercato ittico molto probabilmente ci saranno idee innovative. E io credo che dall'altra parte la banchina sarà la parte storica, qui invece la banchina commerciale. Rivalorizzare la stazione marittima, convertirla in mercato ittico, è stata una scelta politica intelligente e sotto l'aspetto amministrativo importante.